Vai, 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 vai!
appena terminata la partita Volpiano-Caselle, 0-0 il risultato finale. Abbiamo qui con noi il direttore sportivo del Caselle, il signor Pecchiura, al quale chiediamo un commento su questa partita, una partita che a nostro parere è stata estremamente combattuta, ma forse anche un pochino troppo fallosa. Beh, direi di sì. Per noi che arrivavamo dalla sconfitta interna col Venaria era importantissimo non perdere, muovere la classifica, e ci siamo riusciti con una condotta di gara molto accorta e direi con una difesa all'altezza della situazione. In attacco è chiaro, abbiamo Battista, abbiamo cercato di servirlo quando si poteva e è andata così, siamo contenti. Ora parliamo con Flavio Barros. Flavio Barros è un calciatore del Caselle, però la sua caratteristica molto particolare è che è brasiliano, ha giocato anche nella massima divisione del campionato appunto brasiliano. In che squadra hai giocato? Giocavo nello Sport Recife, una squadra del nord-est brasiliano. Sono stato lì con loro da Lander 21 in poi, poi sono salito alla squadra principale, ho fatto 2 anni praticamente nella prima divisione. Ho capito, come mai questa venuta in Italia per giocare nei dilettanti, motivi di studio, di lavoro? Sì, per studio sono venuto per prendere la laurea, speriamo così, al Politecnico di Torino, studio di ingegneria meccanica lì. Ma avevo scelto l'Italia perché ho dei parenti qui in Italia, già conoscevo l'Italia da altre volte, sono stato qui per il Mondiale, mi è piaciuto Torino e sono venuto qui. Per il Caselle, diciamo che cercavo una squadra perché mi piace troppo il calcio e mi sono trovato abbastanza bene lì. Ecco, però che differenza c'è chiaramente passare dalla Serie A a categorie come questa? Ma non direi, io ho smesso praticamente da 3 anni in Brasile che non giocavo più, quindi mi piace troppo giocare anche così a un livello un po' più basso, ma direi che c'è un bel campionato qui anche a questi livelli, sul piano antagonistico, quindi sono contento di essere qui. Quindi tu pensi che fra la massima divisione brasiliana e i campionati così dilettantistici italiani c'è naturalmente differenza, ma forse te ne aspettavi di più magari, no? Ma io sono rimasto anche impresso un po' con la qualità di gioco a questi livelli qui in Italia. Direi che è abbastanza competitivo il campionato. In Brasile, logicamente, in Serie A, forse anche per come si gioca il calcio in Brasile, c'è un po' più di spazio per giocare. Direi il pallone arriva un po' più sui piedi, diciamo così, non sono tanti palloni che vanno su e giù, queste cose. Diciamo che è un calcio un po' più rallentato, ma più tecnico, diciamo così. Invece qua prevale decisamente l'agonismo, ecco. Sul piano fisico è importantissimo qui, non so, ci deve essere preparato. Io sono arrivato un po' in ritardo per la preparazione. Ho fatto le vacanze in Brasile, sono arrivato praticamente con 15 giorni di ritardo rispetto agli altri e ancora non mi sento abbastanza bene sul piano fisico. Comunque, quindi questo è il motivo della sostituzione, però una buona prestazione tutto sommato. Speriamo, io credo di poter fare molto di più, così spero, ma cercherò di impegnarmi di più negli allenamenti, vediamo cosa si può fare.